o poi ripartirò e salirò, 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 senti questo giardino. Salirò. 107, 108 e 109. Evviva, siamo arrivati finalmente a Corinaldo. Siamo in provincia di Ancona, ci troviamo sulla piaggia di Corinaldo, la maestosa scalinata dove si trova il Pozzo della Polenta. Sara, ma come hai fatto a portarmi fino a Corinaldo? Ma come, non ti ricordi? Sono riuscita a trascinarti fuori di casa. Certo, ora sì che comincio a ricordare. Ah, finalmente comincia la stagione della Formula 1. Ah, eccomi qua, io sono pronta. E dove stai andando, Sara? No, dove stiamo andando? Sara, io pensavo che quest'anno con il bambino appena arrivato, insomma, ci fossimo dati una calmata, potessimo fare qualche weekend rilassante anche in casa, magari guardare la Formula 1. Ma no, io ho organizzato un fuori porta per tutti. Ah, ok. Tutti e tre, quindi? No, per tutti e quattro. Weekendino con la family. Domandina per te su Corinaldo. Sono pronto, ho studiato, Sara. Come si chiamano gli abitanti? Corinaldini. No, corinaldesi. Chi è nato a Corinaldo? È nata Santa Maria Goretti. Bravo. La festa più importante del paese? Allora, la contesa del Pozzo della Polenta. Giusto. Che avviene ogni anno, quest'anno dal 30 giugno al 2 luglio. Tutti si possono vestire, fissiamo un appuntamento e poi gli troviamo un vestito. Abbiamo un vestito per tutti. Abbiamo all'incirca 500 pezzi. Con i nostri vestiti c'è il nostro corteo storico che sfila la domenica pomeriggio, solitamente verso le 6, 6:30. Mentre invece per tutto il resto delle giornate, il venerdì, il sabato e la domenica, ci sono sempre le strade con artigiani, con artisti di strada, spettacoli sbandieratori, arcieri, tamburi. Bene, l'ultima domanda, questa è difficilissima. Come si chiama il dolce tipico? La cassette. No, sono le pecorelle. E adesso io ti porto al forno storico della città che si chiama Forno Baldarelli. La pasta è fatta con olio, farina, vino e un po' di zucchero. All'interno c'è la sapa, che è mosto cotto, buccia d'arancia, cannella, noci, marmellata di fichi e limone e arance. Qua zucchero a velo e qua è zucchero con al kermes. Pecorelle trovate. Ma sono buonissime queste pecorelle. Sono pecorelle smarrite, cercano la bocca di ciascuno di noi. Ma Sara, ma perché Corinaldo tutti la chiamano la città dei matti? La leggenda narra che un contadino, stanco morto, arrivato in cima alla scalinata davanti al pozzo, appoggiò il suo sacco pieno di farina di mais e gli cadde all'interno. Da qui tutte le cumarelle di paese iniziarono a fantasticare su questa storia. E chi dice che si è calato all'interno per recuperare la polenta, chi dice che invece ha lanciato delle salsicce di maiale per mangiarsele. Sara, ma in tutto questo mi viene un dubbio, perché i miei vuoti forse di questo weekend. Ma tua mamma dove l'abbia lasciata? Ma c'è Marco, come non ti ricordi? Alla bolla del borgo. Alla bolla del borgo. La bolla del borgo. Finalmente siamo arrivati, hai visto che meraviglia? Senti che profumo di natura, senti che profumo di ciliegio. Questa sera dormiremo a cielo aperto. In una bolla, guardando le stelle. La nostra idea nasce circa 4 anni fa, essendo io insieme a mio marito proprietari dell'azienda agricola Mencaroni, di un vigneto piuttosto vasto, inserito poi anche in un contesto biodinamico. Lucia a un certo punto ci propone di inserire questa sua idea. Noi abbiamo cercato il più possibile di non modificare l'ambiente che ci circonda, perché pensavamo fosse un plus, e così è stato, perché i nostri ospiti si ritagliano proprio una fuga. Viva la libertà,
Poi la cosa bella di questa storia è che il nonno del proprietario, piantando alcuni alberi di ciliegio su questo terreno, tutti in fila alla stessa distanza, non si sa perché decise di lasciare un buco, e Sonia e Lucia hanno approfittato proprio di questo buco per posizionare la loro bolla, quindi sembra proprio tutta una coincidenza. Abbiamo fatto una selezione attenta anche del materasso piuttosto che della biancheria, degli accappatoi, cioè abbiamo cercato di curare i dettagli. Abbiamo anche selezionato e fatto produrre esclusivamente delle saponette e bagnoschiumi e shampoo alla lavanda da un laboratorio che possiede un lavandetto qui a Corinaldo. Ma ci hanno portato la colazione? Wow! Questo è un muffin alla fragola, confettura di brugnolette. Le ciliegie, guarda un po'. Io ho dormito poco perché io ho voluto guardare le stelle, Sara. Allora, io ho messo la mascherina, quindi la luce a me non ha dato nessun fastidio. Ah. Abbiamo dormito benissimo e devo dire anche che l'idea di ricevere la cena delivery è stata fantastica, perché una volta qui davvero non ti muoveresti più per andare da nessuna parte. E di chi è stata l'idea? Mia. Ah, bravo, volevo dirlo, ci tenevo nel... Ma insomma, tu l'hai capito che la Pinacoteca Claudio Ridolfi occupa parte dello spazio del convento dei padri eremitiani dell'Ordine di Sant'Agostino. Guarda, io non sapevo neanche ci fosse una Pinacoteca così bella, Corinaldo. Ma veramente, Sara, delle opere meravigliose, sono senza parole. Però, se devo essere sincero, in ogni nostra puntata tu mi hai sempre portato a fare un'attività adrenalinica. Questa volta un po' più tranquilli, no? Ma come, Gianmarco? L'abbiamo fatta? L'abbiamo fatta. Non ti ricordi? No, un vuoto. Allora, praticamente mi hai obbligato a fermarmi per la strada perché tu dovevi fare le e-bike di fango. Ah, certo! Bike di fango. Siamo arrivati col nostro Nicola. Com'è? Sono passati tanti anni da quando facevamo stand up paddle insieme. Oggi giro in bici? Andiamo in bici, in bici. E anche se il tempo non è stupendo, però lo facciamo diventare bello. Sì, noi faremo squarciare le nuvole. Sai, mi stava raccontando Nicola che addirittura si potrebbe arrivare fino al mare tramite le strade bianche. Ah sì? Sì, fai 18 km, vai sempre dritto e arrivi al mare. Beh, magari la prossima volta, eh. Bici assistite, perché Corinaldo comunque non è montagna, però ha molti dislivelli. Quindi o si è allenati o utilizziamo queste bici qua. E perché quando hai detto o si è allenati, hai guardato... Un mondo diverso, ma fatto di bike, chi vivrà, vedrà. Io spero, sopravvivere. Non ho paura, è tutto normale. Io lo conosco Nicola, te l'ho detto. Grandi amici. Dai, dai, dai che va bene. Vai, 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 vai. Oh, qua è bello in fanghiglia. Oh. Ce l'ho fatta. Oh, si parte con la salita? Adesso, adesso. Oh. E Gianmarcone parte con la staccata. Voglio la maglia rosa. Oh. Hai finito la batteria? Mi fece fermare. E io portai la bici a mano. Che fanno aperitivi, Sara? È il mio posto! Sì, facciamo il grano e tutti gli ortaggi, un'azienda biologica, e i nostri ospiti possono direttamente degustare qua sotto la nostra veranda. Pienamente soddisfatto. Cara Sara, eh? Tutto è bene quel che finisce bene, ricorda. Ma non è finito. Come è finito? Ah, adesso c'è il ristorante, dobbiamo andare ai Tigli. Per mangiare io sono sempre pronto. Ti aspetto in macchina. Ragazzi, benvenuti al ristorante I Tigli. Sono Daniele Diamantini, lui è mio fratello. Sono Luca. Il ristorante I Tigli venne edificato sulle rovine di un'antica rocca corinaldese demolita da un'insurrezione popolare intorno al 1400. Fu riedificata sotto forma del monastero delle Benedettine di Sant'Anna. La nostra chef è nostra cugina, che si chiama Giulia Diamantini, ha 22 anni. E ha studiato dall'alberghiero di Senigallia e lei porta i suoi piatti, che sono un mix tra tradizione ma con un po' di innovazione. Da
Casa di Manzo, battuta a coltello. Ciao a tutti, mi chiamo Andrea, sono il terzo fratello, il più giovane dei tre fratelli. Tutto in famiglia, eh? Hai detto io ho poca fame, ho cammino. Non ho detto niente. Non hai detto, no. Ho capito male. Una volta qui passavano proprio le vie della città, infatti se noti ci sono le indicazioni. E il muro, quello all'ingresso, nella sala principale, era il muro della fine della città. Dal mare abbiamo una coda di rospo in olio cottura. Rollata di faraona. Io direi di non lasciare nulla nei piatti invece, perché è maleducazione. La nostra pasticceria, sono dolci espressi che facciamo noi in casa. Cara Sara, avevi ragione, hai fatto bene a trascinarmi in questo bel weekendino con Rinaldo, eh? Te l'ho detto, non rimani mai deluso quando mi segui, eh? No, e poi questo pozzo, tutte queste leggende, queste storie fantastiche. Ho imparato qualcosa in tutti questi giorni? Ho imparato che non bisogna rischiarsela troppo, perché il pozzo, questo ragazzo che ha fatto 109 scalini, è arrivato, ha lasciato qua il sacco pieno di farina di mais che gli è caduta dentro, e poi leggende su leggende. Me sa che me le vado a leggere tutte. No, no, aspetta, aspetta, stai dimenticando una cosa super importante. C'è il conto da pagare. Hai il conto della puntata. Eh sì. Hai il conto della puntata. Oh, un po' di vento, no! No! No, mi è caduto il conto, non l'ho fatto apposta. No, non l'ho fatto apposta. Gianmarco. Non ho fatto apposta e non so, è caduto, è stato. Beh, si può prendere, lo puoi raccogliere, lo puoi trovare, non è affondato comunque, eh. Lì di fianco alla polenta.